Domenica, oggi 29 di aprile, siamo aperti perché abbiamo pensato come associazione Pro Loco di dare una mano anche alla promozione del luogo, significa Somma Vesuviana, tenendo aperti questo sito che è uno dei più interessanti e più importanti da 10 anni a Somma Vesuviana, insieme a tanti altri luoghi interessanti di Somma. Di solito è il periodo giusto quello delle domeniche primaverili. Abbiamo cominciato già a fine marzo con le giornate FAI, con due giornate, un sabato e una domenica, 25 e 26. Stiamo continuando, ospitando diversi gruppi su prenotazione, ma anche aprendo al pubblico, diciamo, alla spicciolata, come qualcuno dice. E questo è l'ingresso, diciamo, del cantiere. Ovviamente siamo in un cantiere, quindi non è un luogo facilmente accessibile né facilmente visitabile. C'è bisogno di alcune cautele, soprattutto di tenere presente che è un cantiere. Come tutti i cantieri, ci stanno pericoli, rischi. Ovviamente questo è possibile perché ci sta da parte della missione giapponese la volontà di aprire il sito quanto più volte possibile, farlo vedere a quanto più persone possibile. Lo scavo è uno scavo, come potete anche immaginare, come già avete visto in qualche altra occasione, per il momento è su una superficie di 2000 metri quadrati e sicuramente continuerà, nel senso che l'estensione della parte sepolta è molto più ampia, si parla di circa 20.000-30.000 metri quadrati. Tutto è nato alcuni decenni fa, ufficialmente, diciamo nel 1930 ci fu questo sondaggio di scavo che la sovrintendenza ai beni archeologici di Napoli fece su sollecitazione del podestà del tempo, che è il dottore Angrisani. Fu fatto un sondaggio di scavo molto interessante e soprattutto si capì che era una cosa monumentale, una cosa abbastanza impegnativa, sia dal punto di vista architettonico sia dal punto di vista storico. Si tirò in ballo addirittura l'imperatore Ottaviano Augusto, che secondo gli storici del tempo è morto in questa zona, diciamo a Pod Nolan. Noi siamo a circa 10 km di linea d'aria da Nola, quindi realmente siamo nei pressi di Nola, però se questa è la dimora di Ottaviano, dove l'imperatore morì, questo è complicato dirlo, ma sicuramente fino a questo momento non sono uscite né tracce né indizi precisi che possa far pensare una cosa del genere. Sicuramente questa zona è molto interessante sotto tutti gli aspetti, soprattutto dal punto di vista archeologico, ma dal punto di vista storico lo è stato sempre, perché è una zona, una delle più fertili del mondo. Stiamo sotto al Vesuvio, stiamo nel lato, diciamo a nord, sul lato versante Monte Somma. A ridosso della strada che da Roma porta in Puglia, quindi a ridosso della via Appia, ma soprattutto stiamo a metà strada tra Napoli e Nola, che erano le città più importanti del periodo romano. Diciamo che da qui a Napoli 7-8 km e da qui a Nola, se ci spostiamo in un punto leggermente più alto, riusciamo a vedere sia Napoli per la sua interezza sia Nola. Se riusciamo a farvi vedere dall'interno, possiamo aggiungere qualche dettaglio interessante. Ovviamente le visite che noi riusciamo a fare, sempre con l'accordo della missione giapponese, si possono fare tenendo presente alcuni rischi, ma soprattutto quello dall'esterno. C'è un punto dove riusciamo a entrare, ma è al centro tutta la pensilina. La pensilina è questo capannone enorme che vedete, che serve a proteggere le opere che sono state scavate in un primo momento, ma soprattutto restaurate e messe in sicurezza. Ci andiamo piano piano in modo che riesci anche a staccare bene dalla luce all'ombra. Questo è un punto panoramico molto interessante, è la visione completa di tutto lo scavo, tutto il lavoro fatto dal 2002 fino ai giorni nostri. In questa parte qua siamo nella zona che già fu oggetto di indagine archeologica nel 1930, quindi è la parte, diciamo, più alta
Infatti, se noi riuscissimo per un momento a chiudere, a sigillare, a riportare la terra nel luogo, emergerebbe questa volta dove noi siamo appoggiati, emergerebbe parte del muro che sosteneva una volta una casetta colonica, ma soprattutto è la parte, diciamo, orientale di questa virtuale esedra, che questo ambiente, diciamo, monumentale, dove oltre a questa parete con le tre edicole, al porticato centrale, al colonnato davanti, parete simmetrica ad occidente, è interessante vedere e soprattutto osservare se il lato a sud di tutta di questo ambiente. E diciamo che sono tre lati con tre grosse aperture, tracce, diciamo, delle porte ci stanno ancora sulle soglie, ma soprattutto questo portale enorme con decorazioni incredibilmente belle, sia di stucchi sia di decorazioni, con motivi che richiamano al culto di Dioniso. E diciamo che andando a cercare Ottaviano Augusto l'imperatore, gli archeologi si sono imbattuti invece in Dioniso e nel suo culto. Oltre ai motivi che abbiamo visto, i motivi che magari con un occhio ben attento si riesce anche a individuare, dal flauto di Panna al delfino alla barca, sono tanti elementi, ma soprattutto le decorazioni di foglie di vite e di grappoli d'uva che sono presenti nelle edicole ai lati del portale d'ingresso o di uscita a seconda delle situazioni. La statua di Dioniso è quella che poi è diventata il simbolo fino a questo momento di questo scavo. La statua che si può vedere da qui è ovviamente un calco, attualmente al Museo Archeologico di Nola, insieme all'altra statua un po' più piccolina, una peplofora, che fu la prima a essere rinvenuta nello scavo. E che cos'è? Che cosa rappresenta? Rappresenta, secondo le prime indagini, rappresentava il portale di questo ambiente, diciamo che era l'ambiente d'ingresso di una villa importante. Però fino a questo momento sono venuti altri elementi fuori che hanno arricchito, diciamo, questo luogo, questo sito, questo edificio, però ancora non si è riusciti a capire che cosa rappresenta. Può essere l'ingresso monumentale di una villa enorme, ovviamente una villa non come la pensiamo adesso, come le ville che siamo abituati a vedere a Ercolano o a Pompei, ma una villa che si estende su 20.000-30.000 metri quadrati probabilmente. Può essere un monumento, potrebbe essere anche un monumento, che magari sta al centro di un insediamento urbanistico, magari sta sopra un colle, su tutti gli elementi che sono poi venuti fuori, soprattutto tenendo presente la scenografia, ecco, se usiamo questo termine, a gradoni, quindi che scendono verso giù, verso valle, verso nord, diciamo. E che, fra l'altro, con la presenza anche di una strada, di un viale di accesso, di uscita dal portale verso sud, che va in pendenza, quindi probabilmente questo edificio stava su una piccola collina. Le novità, oltre al Dioniso, sono la presenza dei doli romani, questi recipienti, magari se riusciamo a fargli individuare il primo livello, dove il piano di campagna del periodo, diciamo, risalente al primo secolo, con la presenza di doli, alcuni aperti, alcuni chiusi, quindi probabilmente era in corso la vendemmia quando è avvenuto la copertura del sito nel 472, nella eruzione famosa detta di Pollena. È una delle novità, è una delle cose, uno degli elementi che si sono aggiunti, un elemento impensabile, perché ovviamente è molto legato a Dioniso anche la presenza del vino. Questo aggiunge mistero a mistero, che cosa fosse, che cosa significasse. Un altro elemento che noi abbiamo individuato, ovviamente sempre su informazioni della missione archeologica, era la statua del Dioniso, che era presente già quando tutto era dismesso. Diciamo che nel 472, quando è arrivata l'eruzione, già era tutto semi abbandonato, diciamo, era stato già spogliato
degli elementi più importanti, probabilmente le 8 statue di questo ambiente già non c'erano, però sono rimaste 2 statue. Tra queste il Dioniso. Quindi anche se il monumento, l'edificio è stato spogliato prima dell'eruzione, però comunque è rimasta la statua di Dioniso. E quindi fa pensare che probabilmente nella parte finale della vita di questo edificio ha avuto anche questa funzione sacra. Elemento che si aggiunge a un'altra altrettanta novità, anzi forse ancora più illuminante. Una delle stanze abbasidate, diciamo la più piccolina, quelle che poi sono venute fuori nel corso dello scavo intorno al 2006-2007, presenta addirittura il simbolo della croce cristiana. È un elemento questo che porta ulteriori ricchezze al sito, soprattutto a significare una cosa: il culto di Dioniso era contemporaneo a questo punto, in questo edificio, anche al culto cristiano. È uno spaccato nuovo, una luce nuova su questo sito. Quindi sono presenti tutti e due, forse uno dei pochissimi, anche se non l'unico esempio. Il sito richiama tanta attenzione da tanti, soprattutto da parte degli studiosi, ma altrettanta attenzione e meraviglia da parte degli abitanti del posto, i quali sapevano già qualcosa, ma di fronte a una meraviglia di questo tipo rimangono realmente sbalorditi. E questo, diciamo, grazie anche alla volontà della missione giapponese, la quale si comporta da struttura universitaria, quindi soprattutto una struttura didattica che apre, cerca di aprire continuamente per quello che è possibile fare, tenendo sempre presente quello che abbiamo detto all'inizio, che è un cantiere, quindi non è così semplice. Però hanno esatto il compito, e lo hanno svolto benissimo, anche con il nostro aiuto, dobbiamo dire, di tenere aperte le porte, soprattutto di far vedere quello che il lavoro sta portando fuori, per far capire agli abitanti, ma ormai lo sapevano già tutti, ma soprattutto ai nuovi abitanti, ai ragazzi, ai giovani, l'importanza che questo luogo, questa zona, insomma il Vesuviano in genere, ma soprattutto il Nord Vesuvio, ha avuto nell'antichità. La missione ovviamente abbiamo detto, ha una funzione didattica, scientifica, quindi lavorano, diciamo, un paio di mesi all'anno, sono già oltre 10 anni, quindi hanno avuto un lavoro da farsi enorme, perché se lo restringiamo al tempo di 2 mesi all'anno diventa un'opera colossale, perché è molto intensiva nel momento in cui arriva. Anche quest'anno ritorneranno. Le prospettive quali sono? Ovviamente è una missione legata nel tempo, quindi probabilmente andranno via a un certo punto per tanti motivi, anche perché loro tutto sommato sono soddisfatti del lavoro fatto. Considerate che c'erano solo tracce, c'erano solo delle schede preparate, però non si pensava di niente di quello che poi realmente è venuto fuori. Quali sono le prospettive nel momento in cui andranno via i giapponesi? Probabilmente tutto sarà donato al comune di Somma Vesuviana, e ovviamente da quel momento in poi cominceranno i problemi, nel senso che mentre la missione è attrezzata per fare il lavoro di ricerca, per fare il lavoro di diffusione, di promozione del luogo, ovviamente nel momento in cui andrà al comune diventa un po' tutto un po' più complicato e più difficile. Però noi diciamo che, visto che Somma ha tanti tesori importanti, da Santa Maria del Pozzo, quella chiesa interiore che è un gingillo d'arte, a Castello d'Alagno, alle mura aragonesi, il Casamale, il centro storico completo di chiese, di murazioni, di ambientazioni del periodo angioino aragonese, San Domenico, come facciamo a non ricordare San Domenico, e soprattutto anche il Castello Normanno, tracce del Castello Normanno in montagna a Santa Maria a Castello. Se riusciamo a mettere tutto insieme, e se soprattutto si comincia anche a pensare all'area, e quindi non solamente al comune, diciamo, all'area vesuviana interna, sicuramente può essere un'occasione importante
sia per lo sfruttamento, questo è un brutto termine, però ci fa capire la validità del lavoro e soprattutto la ricchezza economica che può avere diciamo, nell'impatto sociale del posto. Noi abbiamo questo grande tesoro, gli scavi hanno arricchito il tesoro che già era immenso, il comune potrebbe diventare proprietario di un ulteriore palazzo importante, sito importante insieme a tutti gli altri elementi, al patrimonio che ha. Quindi bisogna assolutamente cominciare a pensare, soprattutto quando si parla del futuro, a che cosa ne vogliamo fare di tutta questa ricchezza. Mettersi insieme è importante, secondo me le comunità che stanno vicine a noi, per esempio Ottaviano, col Castello Medicio, Santa Anastasia, col Santuario di San Domenico, Santuario di Madonna dell'Arco da Tuai Domenicani, ma anche Valle Natrocchia col sito e con i palazzi, le residenze del 1800 e del 1900. Si può già da questi 4-5 siti, da questi 4-5 comuni, si può mettere insieme una ricchezza enorme da mettere diciamo, a disposizione per un pacchetto, un brutto termine anche questo, di sfruttamento turistico, anche questo potrebbe essere molto interessante. Si apre diciamo, un libro nuovo, perché è impensabile che tutte queste opere, questi tesori rimangano così, o chiusi o abbandonati. Teniamo presente ancora un'altra cosa, che sempre questa zona, Somma Vesuviana in particolare in questo caso, è ricca di tradizioni di cultura popolare. Ovviamente è tutto legato, quindi la presenza di Dioniso nel V secolo d.C. Si lega sicuramente alle storie della festa di Castello, alle storie del 3 di maggio, alle storie del 3 della Croce, alle tammurriate, alle ballate, ai canti, a Figliuolo, quindi sicuramente è tutt'uno. E quindi diciamo che c'è un riflettore nuovo, ci stanno elementi tantissimi nuovi in questi 10 anni che stanno arricchendo un po' oltre al patrimonio proprio fisico, ma anche l'ulteriore arricchimento del patrimonio culturale. Giovani, giovanissimi che addirittura, anche se di origine sommese, vengono da Londra in questo momento a visitare il sito, richiamati anche oltre che dai parenti, ma anche dal clamore che il sito suscita anche all'estero, perché poi la missione giapponese ha fatto un bel lavoro di informazione e di promozioni all'estero, soprattutto nei siti importanti come le università, ma anche nei centri di diffusione mediatica. Caterina è una di quelle, figlia di Somma, no? Sì. Però adesso sta a Londra, quindi si può testimoniare forse più di ogni altra la bellezza del luogo, perché è stata richiamata anche per questa ricchezza, dal clamore. Sicuramente sono stati visitatori, amici poi di Londra che hanno londinesi, visto. Londinesi, americani. Che cosa ti hanno detto? Ovviamente affascinati dal luogo, cioè una cosa incredibile, ma pure io guardandolo sul sito, voglio dire, non ha lo stesso effetto che guardandolo oggi qui per la prima volta sul luogo. È una cosa affascinante, lascia veramente una sensazione forte. Noi abbiamo avuto ospiti, se ho capito bene era la proprietaria della dimora dove voi stavate, sì, i primi anni. Sono rimasero incantati perché sì, loro venivano da Pompei, da Ercolano, quindi già avevano visto tanto dell'archeologia napoletana, però quando sono arrivati qua sono rimasta a bocca chiusa. Esatto. Presumo che l'abbiano raccontato anche a voi. Sì, ci hanno fatto tutta una serie di fotografie che ci hanno un po' vergognato perché l'abbiamo dovuto venire dalle loro foto piuttosto che direttamente sul luogo. È il segno dei tempi, quindi, e quindi siamo stati spinti proprio da loro, perché una cosa è l'entusiasmo domestico, certo, una cosa è il parente, l'amico che dice vai a vedere, è bello, è bello. Altro invece è uno straniero, un tedesco, un americano, certo, un inglese che gli dice devi vederlo assolutamente, perché quindi siamo anche un po' vergognati, perché poi noi venendo da qui, stando lì non avendoli mai visti. Vabbè, rimedierete facendo il tifo per Somma, certo, promuovendo anche a Londra per quello, certo, che riuscite a fare, ma sicuramente, sì, è importante la testimonianza diretta. Certo.